Yeah.
Football. Buonasera a tutti, Club del Football. Qui dalla redazione di Montesagro, di là dell'Acquario c'è Marco Palumbo e ci è venuto appena a trovare Lorenzo Salve Agostini. a tutti. Salve a tutti, devi alzare un po' la voce. Addirittura salve a tutti. Molto bene. Senti, oggi c'è stata. Tu non l'hai vista le partite, Ho immagino. visto gli highlights. Ah, ecco, vedi, vedere gli highlights è una gran cosa, caro Lorenzo. Purtroppo il Barça non ce l'ha fatta, però onore a questo grande Atletico Madrid. Quello è vero, ma anche onore al mitico Sanchez, anzi Sanchez. Sanchez e Esatto, che ha Alexis fatto Sanchez. Alexis, esatto, che ha fatto un grandissimo gol. Molto Felice bello. fermato. Della squadra Sì, ci è servito a poco anche perché abbiamo visto insomma che la squadra non ha subito quello che ha subito per tutto l'anno. Senti, invece sai che l'Arsenal ha vinto la FA sì, grande, grande vittoria. Ed è più supplementari 3-2 col 3 a Man 2, City. sì. Senti, ma tu che in questo momento stai vivendo a Bruxelles, ma hai mai visto giocare l'Anderlecht? L'Anderlecht è una grande squadra, ma io abitando a Saint-Gilles seguo più l'Union Saint-Gilloise. Raccontaci un po', chi è sta squadra? Mai conosciuta, mai coperta? In realtà una grandissima squadra che negli anni 50 ha avuto il suo massimo splendore vincendo, se non sbaglio, due scudetti, ma adesso relegata nella seconda divisione belga. Hai capito? Probabilmente sì, è vero, il nonno di Lorenzo Rossi credo abbia giocato lì. Senti, come si chiama San? Saint Gilles. Gilles, come Gilles Villeneuve. Esatto. Ecco, la stiamo cercando, ecco perché c'è questo silenzio in studio. Vediamo un po'. Questa qui, sai? Non esiste anche, neanche su Wikipedia italiano. Perché l'ho trovata in francese? Sei tornato indietro. Ma vogliamo fare. No, 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 fai tu, fai tu. Ma ti Stiamo sempre volevo. cercando questo Saint Gilles, come. Oggi cerchiamo un po' sto cercando in tutti i modi di non parlare di questa partita del Barça. Giustamente. No, no, è passato a trovarci e quindi mi sembrava giusto farlo intervenire. Anche perché nelle trasmissioni non ti fanno mai intervenire a te. Ah, ecco, neanche ti hanno fatto la festa perché sei tornato da Bruxelles. I tuoi mascalzoni di amici. Niente, avevo Allora, solo questa la è comune, la questa è come, la. però prova a cercarlo in belga, ci sarà una lingua belga, no? In catalano c'è il catalano, non c'è la lingua belga. Trovato. Allora in francese, immagino. Franzoso. È in franzoso, sicuramente la troviamo. Questa è la città, no? Questa sì, È il esatto. quartiere di Bruxelles. Bravissimo. Ok. Dove, che Cominciamo. stai facendo? Cerchiamo club. Ah, il club. Eh sì, il club. Niente, problemi tecnici. Eh sì, ma se non lo cercavi lì a ricerca non era meglio. Però c'è ancora in italiano questo, eh? Stai a fare i danni, turco. Ah, football, ecco qua. Oh, molto bene. Oh, la Oh, Royal l'abbiamo Union trovata, Saint-Gilloise, l'abbiamo trovata. eccola qua. Alla Royal Union Sì, Saint-Gilloise, ho detto bene. secondo me Saint-Gilloise, però Saint-Gilloise, potremmo Saint-Gilloise. avere. Ecco, è una squadra di calcio di Saint-Gilloise, comune nella regione di Bruxelles, capitale, in Belgio, attualmente milita nella terza divisione belga. Terza, sì, che è la seconda. Fondato il 1° novembre 1897, vanta in bacheca 11 campionati belgi e due coppe del Belgio e fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu senza dubbio il più importante club belga. Difatti suo è il record del campionato belga per il maggior numero di partite consecutive giocate, senza sconfitte, ben Sì, 60, sì, sì. ottenute dal 33 al 35. Dopo il termine del conflitto vinse il secondo splendore, visse il secondo splendore all'inizio degli anni 60 del secolo, partecipando tra il 58 e il 67 alla Coppa delle Fiere, antenata della Coppa UEFA. Nel 63 la squadra venne retrocessa in seconda divisione, iniziando una lunga parabola discendente, tanto da venire retrocessa in terza divisione nell'80. Lo pronuncialo tu questo. Lo Stade Joseph Marien. Che ospita le partite interne una capacità di 6.000 spettatori, cioè praticamente un po' come il club de football d'Europa che sta a Praticamente sì, Barcellona. una piccola nota colorita che il Sì. presidente Willy è di Sì. origini italiane. Ah, c'avevo un nonno. Sì. Ho capito, ho Ovviamente da capito, parte di madre, ho capito. però. Certo, i colori sono giallo-blu, le magliette sono appunto gialle con i pantaloncini e i calzoncini blu, la seconda maglia è totalmente bianca.
Quindi questa è la squadra che tu segui a Bruxelles. Sì, sì, sì. Beh, è una cosa molto carina, molto bella, però insomma il calcio belga è un po' limitato, diciamo. Sì, si dice che però questi grandi giocatori che ci sono adesso potrebbe fare un buon campionato mondiale, no? Sì, io per il campionato mondiale tornerò a Bruxelles e quindi vedrò nelle varie piazze di Bruxelles tutte le partite. Perché loro che fanno vedere le partite in piazza? Loro sì, se, diciamo, se, quando c'è bel tempo fanno vedere le partite in piazza. Bella questa cosa, insomma. Un po' come in Italia, ecco. Più o meno. Ho capito. Allora, però intanto noi snoccioliamo qualche dato, caro Lorenzo, insomma, qualche dato di oggi, perché non c'è stato ovviamente solo la Liga e la FA Cup, che ovviamente sono state le partite più importanti. In Francia gioca sempre sto campionato, però insomma, ecco, che possiamo dire? Che il Monaco perde in casa col Bordeaux, il Paris Saint-Germain vince 2-0 col Montpellier, il Tolosa vince 2-0 col Valenciennes, vediamo un po', il Lille pareggia all'Orient 1-1, il resto è noia. Sì. In Italia la Sampdoria sta vincendo 3-2 a Udine con un bellissimo terzo gol di Soriano, molto che abbiamo bello visto, e diciamo poi che appunto il Madrid alle 16 ha battuto al Bernabeu 3-1 le spagnole, quindi possiamo definirla una partita di zozzoni. Sì. Che dici? Non ci piacciono, nessuna delle due squadre ci piace, quindi qualsiasi risultato è un risultato utile. Va bene, poi il Barça ha pareggiato 1-1 a casa con l'Atletico Madrid, ha marcato Sanchez la prima parte, ha pareggiato Godin su un colpo di testa alla seconda parte. A Valencia invece al Mestalla 0-0 tra Valencia e il Celta Vigo di Luis Enrique. Questa è l'ultima partita di Luis Enrique nel banchio. Dicono, di Guense, come cioè, dicono, c'è l'ufficialità del, sì, oggi ha fatto una conferenza stampa dicendo che lui va via, però per motivi, cioè ieri, scusa, non oggi, però per motivi, insomma, per non diciamo distogliere un po' l'attenzione del mondo barcellonista, non ha detto dove andava, ma insomma, tutti sappiamo dove va, ecco. Però si tifa Celta, ovviamente. Come? Si tifa Celta Vigo. Si tifa sempre Luis Enrique. Esatto. Va bene. Senti, allora io direi che possiamo andare in una pausa musicale, caro Lorenzo, e approntiamo il primo collegamento telefonico con il nostro amico Carlo Cotticelli. Grazie. Tu rimani qui con noi, certo. Però almeno sì. Così poi ci scambiamo qualche idea anche per l'anno prossimo, perché sappiamo che tu sei stato un abbonato della Roma per l'anno di Luis Enrique.